sempre, da alcuni di Cento, da alcuni di Comacchio, Matteo Agnelli, Max Fogli. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti. Pronta, eh? Beh, diciamo che la zona bianca è un po' starsene tranquilli sul divano, in tuta e in pigiama, come Max, così lo coinvolgiamo un attimo. Max, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Ascolta Max, partiamo da te allora, aspettative di questa partita che sicuramente non è facile. Devo dire che dopo l'incontro in Coppa Italia contro la Juve è un po' come vedere un'altra partita di Serie A oggi. Diciamo che la partita di Coppa Italia con la Juve è una di quelle gare da dimenticare sotto tutti gli aspetti, sia del risultato che del gioco. La mia curiosità della partita di oggi è di vedere questo Mora dal primo minuto, nella sua seconda avventura alla SPAL, quello che potrà dare durante la partita anche a livello caratteriale, vedere se è ancora il Mora che ha caratterizzato gli anni migliori della SPAL. Detto questo, c'è comunque un Monza da considerare. Non penso che dipenda principalmente dal modulo con cui è scesa in campo la SPAL, perché il Monza è proprio una bella squadra che sa vincere anche giocando male, e forse quello che mi preoccupa principalmente è proprio quella caratteristica. Allora, scusa, coinvolgo il Max dal Lido delle Nazioni, visto che invece è di fede anche lui di Milano, ma non milanista, dall'altra parte. Max, concordi con questa analisi? È una squadra che alla fine dei conti evoca un po' la nostalgia del Milan dei tempi che furono? Premesso che ho avuto un'infanzia del tutto crudele tifando Inter negli anni in cui il Milan mi ha rovinato calcisticamente l'infanzia e mi ha fatto appassionare nonostante questo allo sport, potrei dire che rievoca sì il Milan della fine degli anni Ottanta, ma partendo da un livello di difficoltà più alto, perché portare una squadra senza storia, senza tradizione come il Monza, nel frattempo la SPAL ha fatto un bel tiro in porta, dicevo è un po' più complicato ripercorrere quei passi, soprattutto nel calcio di oggi. Nonostante ciò, comunque è una squadra che ha dimostrato di essere attrezzata per arrivare nei primi due posti del campionato di Serie B di quest'anno, ecco. Ok, insomma, abbiamo capito un po' anche l'infanzia difficile di Max Fogli. Ma tutti gli interisti in quel periodo lì. Forse con tanta ammirazione, però lo dico da sportivo, era una sana invidia per il Milan dei primi anni 90 specialmente, dove inanellava successi europei uno dietro l'altro. Era una sana invidia per quello che era il Milan e per tutti i miei amici che erano quasi tutti tifosi del Milan, quindi ho imparato a conviverci. No, dico, forse da lì che è nata un po' la tua passione per il rap, che ha dei testi un po' così di denuncia, forse un po' più arrabbiati. Il sadomasochismo probabilmente, la voglia di soffrire, l'abitudine a soffrire. Beh, però Max, l'Inter dei tedeschi era forte comunque. Sì, l'Inter dei tedeschi è stata quella che mi ha fatto appassionare all'Inter, ma ero ancora molto piccolo perché avevo 5 anni, quindi è stato lo zuccherino che mi ha fatto innamorare, poi sono arrivate le bastonate fino all'età avanzata. Certo, sentiamo anche Max Fogli, così cosa hai da aggiungere, Max, a quello che dice Matteo? Io innanzitutto mi aspetto di più da Sec, perché sta avendo la sua opportunità dal primo minuto e credo che per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e il suo valore possa dare di più e fare qualcosa di più, e mi auguro che ci riesca in questa partita a fare qualcosa di più, a mettersi in mostra in una partita come questa, che anche a livello mediatico spinge i giovani a voler risaltare, a voler magari anche azzardare la giocata a volte con quella spigliatezza e quell'innocenza giovanile. E infatti mi auguro che si proponga come si è proposto qualche volta, ma mi aspetto qualcosa di più, ripeto, da lui. Per quanto riguarda invece il mercato, penso che in un'epoca quale stiamo vivendo ci sia innanzitutto da limitare i danni a livello economico, che si debba anche pensare a non fare delle uscite pesanti, e come diceva Matteo, non possiamo considerare un mercato della SPAL fallimentare dal momento che i più grandi acquisti sono stati i non partenti, cioè l'ossatura della SPAL,
i titolarissimi sono rimasti e non era una cosa da dare per scontata, soprattutto all'inizio del campionato e soprattutto considerando gli ingaggi che sono la componente più importante di tutto il discorso che stiamo facendo dall'inizio. Sì. Allora, intanto ti sei già espresso sul Monza, speriamo che rimanga così fino alla fine della partita. Max, se vuoi aggiungere e continuare il discorso. Tanto volevo dire a Matteo che prima mi ha bacchettato perché ho la felpa rossa e insinuava che fosse per simpatie verso il Monza. E a parte quello c'è anche Edin Dzeko che non ha squadra, se volessimo un numero 9 di peso per fare la B. Però a parte gli scherzi, secondo me si è ribaltata completamente l'analisi che era stata fatta nei primi 10-15 minuti, perché per tutta la seconda parte del secondo tempo la Spal ha tenuto il campo meglio del Monza e il pareggio forse stava anche stretto viste le occasioni create. Non si è visto un Monza così scoppiettante come noi stessi avevamo dipinto viste le prime battute, ed è una partita che adesso ce la si può proprio giocare fino alla fine. Però quella richiesta di sangue agli occhi da parte di Matteo va comunque colorata con qualche cambio dalla panchina, perché mescolare le carte in tavola forse è l'unica soluzione per potersi proporre anche in una maniera un po' più attiva lì davanti. Sec è un po' fermo e anche sugli esterni si sta carburando troppo e si è persa quella spinta, quello sprint che si aveva nel primo tempo. Un Dijkman magari potrebbe fare qualcosa in questo momento. Quello di prima, insomma, questo. Però a me piace quando Sec prova a saltare l'uomo e dimostra la personalità. Sì, perché sì, dai uno e dai due, prima o poi salta anche il secondo, si libera, tira e segna. Perché non è facile, soprattutto a quell'età, essere buttati dentro, pronti via. E quando prima dicevo del provare la giocata, io dico, sono quelle cose che a me personalmente piacciono. Quando ti proponi anche nell'azione personale, tenti di fare una giocata, di azzardarla. Quell'azzardo che delle volte ti porta al risultato e che quando hai 20 anni sei più propenso a fare. Tra 10 minuti ci fa il gollettino, chissà. Vabbè, ma Paloschi, io mi aspettavo che lo criticassi, infatti, Matteo. Prova a cambiare tattica, Max. È vero, eh? Cioè, critica, allora io scommetto su Sec e lui scommette su Paloschi. Che questo? Così diamo per scontato che uno dei due segna e la Spal vince. No, già questa è una notizia, devo dire, il fatto già di puntare da questo punto di vista. Sì, sì, sono alla testa della classifica. Volevo coinvolgere Max Fogli. Max, visto che tu sei sempre quello dei tre punti come obiettivo finale, a prescindere dalla giocata, oggi per te quindi sono due punti persi oppure vedi in questo pareggio comunque il tentativo di aver salvato una partita che era cominciata male? Ma a me la Spal è piaciuta oggi, e proprio perché mi è piaciuta al punto da dire che mi sta stretto il pareggio. Nonostante la partita fosse iniziata con un'inerzia favorevole al Monza che, come abbiamo decantato fin dall'inizio, ha qualità tecniche superiori, ha giocatori molto più navigati, esperti di categorie, eccetera, ai punti, al di là di quello che c'è di statistico nella cosa che recita che il pareggio è giusto, io penso invece che per come si era messa si poteva anche andare a vincere, e quindi mi sento di dire che mi sta un po' stretto il pareggio, anche perché ho visto in certi frangenti una certa supponenza anche dei calciatori del Monza nelle proteste veementi. Si intuiva dalle inquadrature una supponenza di maglia, come a simboleggiare: noi giochiamo per la squadra di Gagliani e Berlusconi, quindi noi contiamo di più. Avrei preferito che Gagliani tornasse a Monza con due piatti di cappelletti e invece un niente. Pareggio. Vabbè, però insomma, magari va a casa deluso lo stesso, sempre per questa supponenza che ho un po' percepito, ecco. No, ma io credo anch'io che comunque il Monza sperasse in qualcosa di più, visto che insomma...